Ok, come possiamo vedere, rimaniamo in tema di venezianico. Abbiamo un modello Nerede, edizione limitata, e la scritta dicitura madreperla stampata come venezianico stampata. Abbiamo un quadrante in madreperla, come possiamo vedere, molto bello, fa dei bei riflessi che assomiglia un po' all'arcobaleno, molto molto elegante. Come possiamo vedere, è anche a tutte quante le ondature praticamente del madreperla. Non è piatto regolare come una stampa, diciamo, a tutte le angolature del madreperla. Molto bello, elegante. Ogni posizione regala un riflesso diverso dall'altro. Cosa abbiamo? Abbiamo gli indici ore sono applicati, come possiamo vedere. Abbiamo anche gli indici dei minuti, dei secondi sono stampati. La croce è applicata come gli indici. Abbiamo una ghiera in tungsteno che praticamente dura agli grafi, fai fatica a graffiarlo. Abbiamo una ghiera a 120 scatti fluida e precisa, precisissima, non esiste, diciamo laschi in tutti i sensi. Abbiamo la cassa 316L satinata sui lati, lucidata a specchio la parte superiore dove guardi l'orologio, che rende più elegante. Come potete vedere, la corona è classica corona di venezianico con la croce in rilievo. Abbiamo sul fondello, dove è avvitato con sei viti, è lucidato a specchio il lato esterno del fondello. Sul fondello è stato decorato, come possiamo vedere, hanno decorato la profondità del mare con un'ostrica, quella ostrica praticamente che sta a indicare un mollusco o roba del genere, che è dove viene ricavato il madreperla. Abbiamo anche il granchio lì, che è buono, la medusa. Vabbè, un po' di pesci, alghe e quello che c'è. Le classiche diciture acciaio 316L, vetro in zaffiro, vedremo dopo, venezianico e calibro svizzero e 20 metri di profondità permeabile. Abbiamo la corona a vite con un innesto molto semplice, delicato, va via, che è un piacere, si innesta molto bene. Abbiamo un bracciale Canova, modello Canova. Come possiamo vedere, le maglie, quelle H, sono satinate e le maglie all'interno del bracciale sono lucidate a specchio. Abbiamo una chiusura a farfalla robusta e fatta molto bene, lucidata a specchio, classico, come venezianico mette sempre, e la croce di venezianico sulla chiusura. Come possiamo vedere, i coprianza sono pieni, non l'ammirino ripiegato. Come possiamo vedere, la parte interna, la parte inferiore è lucidata a specchio della cassa, molto elegante.
Le misure, se andiamo a vedere le misure, è uno spessore 13 mm, 42 di diametro 42 mm, lug to lug 49, ansa su ansa 49. Però vediamo un attimo anche il bracciale quanto largo è. Vediamo. 22. 22 mm. Molto bello. Vediamo al crono comparatore. Ok, siamo al crono comparatore. Cosa abbiamo? Abbiamo 28.800 alternanze, classico Swiss Made. Abbiamo un bit error di 0.2, che dovrebbe essere 0 per me, visto che è un Sellita. Abbiamo un'amplitude di 299, circa 300, e un scarto di secondi al giorno, più 5, più 3. Vediamo. Si stabilizza forse un po' di più, perché vedo che va su, più 6. Vediamo. Più 8. Più 6, più 8. Sì, dai, rimane un po' stabile. O più 8. Forse adesso va giù un po', più 8, rimane stabile più 8, più 7, si sta stabilizzando un po' alla volta. Non è male, va bene. Ok, andiamo alle conclusioni. Ok, siamo alle conclusioni. Abbiamo un orologio di manifattura elegante, bellissimo. Materiale di qualità, come possiamo vedere, che dire, venezianico stupisce sempre. Abbiamo un quadrante in madreperla con tutti i riflessi e i colori, sembra un arcobaleno. Il fondello è decorato nella profondità del mare con tutti i pesci immaginabili, per dare il senso del mare, la profondità, e un'ostrica dove che si può ricavare il madreperla. Abbiamo la parte esterna del fondello dove è avvitato lucidata a specchio, come le varie sulla cassa, finiture sulla cassa lucidata a specchio. Un orologio bellissimo. Vediamo se è il vetro in zaffiro. Vetro in zaffiro. Hanno sempre messo il vetro in zaffiro dal primo modello fino adesso. E vediamo anche la luminescenza. Se c'è, abbassiamo le luci per dare più. La fluorescenza c'è, certo che c'è, anche sul dot qui. La fluorescenza c'è, che in pratica è classica fluorescenza BGW9 Superluminova, rimane costante anche nel tempo, come possiamo vedere non abbandona mai l'intensità. Che dire, un orologio elegante, particolare, madreperla. Niente. Maglie sono piene. Che dire, un orologio molto bello. Buono, io ho finito, ci vediamo al prossimo video.